Mister, come si analizza una partita del genere? Beh, 3-0 al numero ovviamente non è bello, nel senso che comunque hai perso una partita che secondo me la Prudenza è stata molto brava nell'approfittare nell'errore nei primi 45 minuti, e noi non siamo stati, secondo me, cinici nei primi 45 minuti ad avere quella palla gol per poter andare a sbloccare la partita. Poi, i secondi 45 minuti, secondo me, la Cosenza è stata più brava ad approfittare immediatamente. Noi abbiamo avuto il calcio di rigore per poter riaprire la partita, così non è stata. Da quello che ho visto, un po' i ragazzi si sono un po' abbattuti e non c'è stata quella reazione nell'andare a riprendere Domande? la domanda è cosa c'è nel cammino? 3 punti lo so, lo so, lo so, lo so, dobbiamo per forza di cose trovare un modo, un sistema per far rendere al meglio questo gruppo. Dispiace per la mia società, per il mio presidente. E sono qua ovviamente come responsabile di quello che è il momento e me ne assumo, ripeto, la responsabilità. Dispiace enormemente, ma non mi abbatto e allo stesso tempo devo cercare di trovare la soluzione. Da un po' di settimane che ne parliamo, creiamo palle gol, non lo so, per una mancanza di serenità e quant'altro. Cerchiamo di non far mancare niente ai ragazzi, ma allo stesso tempo non riescono ad esprimere le loro potenzialità al massimo. Come se ne esce? Con il lavoro. L'unica cosa che so fare è quella. Alleno da 20 anni e l'unica cosa è il lavoro. Il lavoro mentale, il lavoro quotidiano, cercare di non mollare. Sicuramente la sconfitta di oggi è da. Fa male. Sì, sicuramente, ma siamo nello sport da tanti anni e bisogna sempre reagire, mai fermarsi. Mi dispiace in questo momento, ripeto, per i miei tifosi, per la mia società, che ha fatto il caso di seguire una linea di quella che poteva essere una squadra di alta classifica, ma in questo momento dobbiamo pensare a fare punti per poter uscire da sotto. Forse bisogna cambiare testa. Che idea ti sei fatto di questo Cosa? campionato? Che idea ti sei fatto di questo campionato? Ah, secondo me lo stesso di tutti gli anni, che ci sono due o tre squadre che scappano e tutte le altre che inseguono. Come ho detto in precedenza, anche precedentemente a questa partita, avevo una testa per ragionare in un certo modo, perché credo che con i 3 punti nel giro di 3-4 partite si possono accorciare. È anche vero che noi dobbiamo cercare di focalizzare quello che è la nostra via d'uscita, che è la prima cosa. A tratti creiamo anche delle buone occasioni, ma la squadra non riesce ad andare a raccogliere quello che di buono fa durante la gara. Poi anche l'episodio, un pochettino, tra virgolette, chiamiamolo così, sfortunato, ti castiga amaramente, ma chi gioca a calcio non deve abbattersi, deve sempre reagire. Questo è il mio pensiero. Sarò sempre il primo condottiero per loro, per i ragazzi. Ripeto, mi dispiace molto per la mia società, questo è un dato di fatto e me ne assumo le responsabilità. Ok.